Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. In questa video lezione affronteremo il tema delle terminologie di parentela. Il complesso di termini di cui una società dispone per designare gli individui in relazione di consanguineità o di alleanza o affinità sono definite terminologie di parentela. Ogni termine, oltre ad indicare uno o più parenti, porta con sé un significato profondo, in quanto il suo impiego implica atteggiamenti, valori, aspettative nei confronti degli individui che vengono così designati. Intorno alla metà dell'Ottocento, Morgan scopre il modo con cui gli indiani della regione dei Grandi Laghi nordamericani chiamano i loro parenti, da cui deriva tre assunti. Il primo è che la terminologia di parentela costituiscono dei sistemi. Ogni termine, infatti, con cui un individuo designa un suo parente ha un termine corrispondente usato da quest'ultimo per designare il primo, si pensi zio, nipote. Per gli specialisti questo viene chiamata la legge di coerenza interna dei reciproci e per questo motivo, oltre di terminologie di parentela, si parla spesso di sistemi terminologici di parentela o di sistemi di parentela. Il secondo assunto è che i sistemi terminologici di parentela rientrano in poche categorie fondamentali. Il terzo è che sistemi molto diversi possono trovarsi in regioni geograficamente prossime, mentre sistemi tra loro simili possono anche essere rintracciati in località lontanissime tra di loro. All'inizio dell'Ottocento, l'antropologo americano Kreber sottolinea che nello studio delle terminologie si deve tener conto di un certo numero di fattori che corrispondono ai principi che regolano la costituzione dei diversi sistemi terminologici di parentela. Questi principi, individuati dall'antropologo, sono 8 e possono essere impiegati tutti, oppure no, in una combinazione piuttosto che in un'altra. Ma vediamoli più nel dettaglio. Innanzitutto la generazione. Tutti i sistemi distinguono ego da suo padre e sua madre, lo zio dal cugino, la nonna dalla madre, la madre dalla sorella. Secondo, il sesso. Tutti i sistemi distinguono il sesso del parente. Alcuni limitano la distinzione ad alcuni individui, fratello, sorella, padre, madre, e non distinguono, ad esempio, tra nonno e nonna, cognato e cognata. Altri non distinguono tra figlio e figlia. Il terzo principio è la distinzione tra consanguinei e affini. I sistemi separano a livello terminologico i parenti di sangue da quelli acquisiti attraverso il legame matrimoniale. Il quarto è la distinzione terminologica tra consanguinei in linea diretta e consanguinei in linea collaterale. Il quinto principio è la biforcazione. È condivisa solo in alcuni sistemi, comporta che i parenti del lato paterno e quelli del lato materno vengano indicati con termini diversi. Il sesto, l'età relativa, prevede la distinzione terminologica tra individui maggiori o minori di età. Alcuni sistemi distinguono sul piano terminologico tra fratello maggiore e fratello minore. Il settimo è il sesso del parente attraverso il quale passa la relazione con l'individuo a cui il termine si riferisce, ad esempio la distinzione tra cugini incrociati e cugini paralleli. L'ottavo principio riguarda la condizione, ad esempio se defunto o vivente il parente a cui si fa riferimento. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Se il video ti è piaciuto o ti è servito, metti un like e condividilo con tutti coloro che pensi possano essere interessati alle scienze umane. Seguimi sui social e aiutami a far crescere il canale. Continua a seguirmi. Ciao!